Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Oggi parliamo di due film al momento al cinema. Uno è un film italiano, si intitola Quando, è di Walter Veltroni, e uno si chiama Leila e i suoi fratelli, di Saed Rustaì, se l'ho nominato giusto, non lo so, forse Said Rustaì, che viene da Cannes, da cui è uscito vergognosamente senza un premio. E iniziamo però con Quando, perché oltre a Enrico Lococo, che ci è venuto a trovare, ciao, siamo anche con Fabrizio Ciavoni, che è coprotagonista di Quando di Walter Veltroni, e quindi era giustissimo sentire un pochino, volevamo sentire un pochino... È imboscata, no? Esatto, volevamo sentire un pochino da Fabrizio un po' di questa esperienza, perché certamente è un film molto diverso da Giulia, che è il primo che hai fatto. E in realtà io mi chiedevo, testa mia, sicuramente anche il set, l'ambiente è stato diverso, quindi se avevi voglia di raccontarci un pochino questa esperienza sul set. Va bene, intanto ciao a tutti, ciao Gabo, ciao Henry, ciao Gale, e ciao a Paolo che arriverà fra poco, quindi un saluto prima. Guarda, semplicemente questione semplicemente di, come dire, di produzione. Semplicemente Giulia era una produzione minuscola, molto piccola, no, minuscola no, ce ne sono di più piccole secondo me, però era insomma piccola, e quindi certo l'esperienza del set è diverso, era invece Quando è stata un'esperienza più grande, un set più grande, una produzione più grande. E quindi sì, è stato molto diverso, però sostanzialmente no, perché comunque si impara sempre qualcosa di nuovo da ovunque, da qualsiasi esperienza fai, anche dalla più negativa e sgradevole cosa, che nessuno dei due, né in Giulia né in Quando, sono state sgradevoli assolutamente. C'è un sacco di persone bellissime sul set, quindi il set secondo me è proprio un bel luogo proprio per dove vivere, ed è uno dei motivi per cui sinceramente poi io adesso ho deciso di intraprendere questa cosa, perché proprio ho capito che mi serve anche a me come persona, cioè è proprio capire, no, la vocazione, la metto molto così, la metto molto, visto che sto a Pialà in questo periodo, la metto molto alla... alla Pialara, sul de Satan, sotto le culle de Satan, sotto le culle de Satan. No, dillo tu allora. No, ma infatti, vabbè, ma insomma, infatti il suo di Satana e dice di prendere come una vocazione. No, scusami, no, concludo. Non stavo di niente di crociare. Però per dire, anche quello mi è piaciuto molto, cioè non soltanto capire che potrebbe essere un'esperienza nuova per me, non so, io la mia vita è sempre stata molto ordinaria, abitudinaria, e la continua a essere per carità, però è come dire, boh, proviamoci, diamo un senso. Il set ti dà sì, anche una certa... Sì, un certo come sente gente che magari lo fa per vocazione, magari ha studiato, lo fa, mi dice, scusa, ma ragazzo, ordi il set, affanculo. Però in realtà, se devo essere onesto, sono questo. Non so poi come verrà. Ma infatti, diciamo, io commento positivo al tuo riguardo, io penso che Enrico sia d'accordo con me. Cioè, hai fatto una parte che era piuttosto diversa da quella di Giulia. Per noi che ti conosciamo, in Giulia sembravi un po' fare te stesso, benissimo, perché comunque fare se stesso di fronte a una camera non è come fare se stesso nella vita, però effettivamente qua il personaggio era proprio diverso. Infatti ti volevo chiedere, rispetto al mutismo selettivo e all'ossessione per gli animali esotici, cosa c'è di tuo? No, per gli il mutismo selettivo in realtà è io in realtà dico, mi piace pensare al personaggio di Leo come, ovvio, è una persona, comunque è un ragazzo affetto, quindi ha una malattia, però secondo me Leo, in come viene posto nel film, il modo in cui viene raccontato nel film, secondo me Leo è anche un po' il simbolo
di tutte quelle persone che magari non hanno voglia tanto di avere a che fare con il mondo, di stare un po' per se stessi, in cui magari il mondo, la vita, c'è troppo caos intorno, no? Per continuare a pensare. Uno vuole trovare prima, cercare un modo per capire chi è, prima di tutto se stesso, e poi per capire il mondo, la caoticità e il modo, il mondo gigantesco in cui si vive, uno prima deve capire bene se stesso, secondo me. Che può sembrare una cosa un po' banale, e lo è probabilmente, ma è una cosa, insomma, le cose banali spesso sono le più vere. E anche questo è banale da dire, quindi facciamo un giro tre volte. E No, no, quindi. no, sono sicuro che guidare una moto Ape non sia per nulla banale, comunque. Quindi Per uno che non ha mai. Per uno che non ha non mai. guidare moto Ape. No, Che non ha mai. adesso per chi non avesse visto ancora il film, dico due parole sulla trama. Si tratta della storia del personaggio di Neri Marco Re che si risveglia dopo 33, mi pare, o 31, 31 anni di coma, dagli anni 80 fino al giorno d'oggi, chiaramente trova una situazione completamente diversa, come se avesse letteralmente saltato a piè pari quei 31 anni, quindi si risveglia con la memoria e i ricordi degli anni 80, e diciamo deve mettere insieme un po' i pezzi di una vita che tutto sommato ha proseguito mentre lui era in coma, e quindi sia il rapporto con la fidanzata dell'epoca, sia in generale il rapporto con il mondo e l'Italia di oggi, che non vede più esistente il Partito Comunista, ha visto i governi di Silvio Berlusconi e tutto quanto quello che viene citato nel film. Tutto questo con l'aiuto della suora che diventa sua amica, o forse qualcosa di più, Valeria Solarino. No. No, infatti Fabri sconvolto, è Fabrizio Ciavoni che interpreta Leo, con cui Neri Marco Re si incontra in questo istituto di riabilitazione, in qualche modo, in Una clinica. questa clinica, esatto, e diventano un po' i suoi accompagnatori in questo recupero. Io ti volevo chiedere, e poi faccio fare anche una domanda a Enrico, se gli va, com'è stato, in Giulia recitavi con attori certamente meno famosi di Neri Marco Re, di Valeria Solarino. Poi Bravi, Rosa Palasciano, ricordiamo candidatura a Davide Donatello. Però ti volevo chiedere se cambia qualcosa, se è stato, come è stato il rapporto con attori, diciamo, di questo calibro, perché comunque sono entrambi Sì. Guarda, attivi da parecchio tempo. inevitabilmente cambia qualcosa perché insomma poi, ma cambia semplicemente secondo me a livello di persone, che poi che sia famoso o meno, sono le persone No, che chiaro, cambiano, che certo. sono diverse. No, ma già a livello di quello. Poi sì, è stato, poi comunque è molto, cioè Giulia è stata una cosa molto, come dire, de famiglia quasi, perché io Ciro lo conosco da tanto tempo, Rosa pure la conoscevo da un po'. No, Valerio in realtà di Benedetto l'ho conosciuto sul set, mi è piaciuto di Giulia che sul set poi nei primi giorni che è arrivato Valerio, di Benedetto il coprotagonista, di Giulia arriva e mi chiudiamo in una stanza e mi fa delle domande, allora conosciamoci un po', proprio metodo actor grande Valerio, quindi mi ha fatto un allora dai dimmi che ne pensi, allora io faccio questo, tu che fai, capito? Molto così. Invece diverso, ma non diverso negativo, no, né positivo, insomma, diverso è stato un po' diverso con Neri, con Valeria, perché sono tutti, come dire, sono dei professionisti, e quindi, non che non lo sia Rosa, Valeria e gli altri attori di Giulia, però sono davvero, cioè, si vede gente che trasuda professionismo, capito? Che la vedi lì e fa quello che deve fare. La scena recita, quindi non so, non, il rapporto si restaura, come si dice? Instaurato, instaurato. Instaura, mamma mia, Prossima volta ti scrivo le battute. metti il gobbo Tanto, tanto davanti. ormai sai recitare, quindi a posto. Giustamente adesso devo leggere le battute, quindi non è che devo sapere come si dicono le cose, No, sono chiaro. No, magari il rapporto che si è instaurato non è stato, insomma, è diverso anche quello da persona a persona. Non lo so, ho avuto questa impressione davvero che fossero persone professioniste, proprio degli attori che
proprio che fanno quello da sempre, da tutta la vita, proprio professionisti nel senso proprio quello. E quindi, come dire, no, la cosa bella di Neri soprattutto, che magari per lì non c'è stata molta confidenza, piano piano, primi, secondi giorni. Poi a un certo punto, tra una scena e l'altra, soprattutto nella scena, nelle scene nella clinica, quella dal tavolino, a un certo punto c'era lui che ogni tanto danciacca e l'altro canticchiava, faceva, lui un cazzarone pazzesco, cioè una persona serissima, professionista, ma un cazzaro, nel senso che si diverte molto a cazzeggiare, e quindi mi è piaciuto che a un certo punto lui ogni tanto canticchiava, a un certo punto lo sento che si mette a cantare Elton John, che è un mio grande idolo da sempre, questo potrebbe dire delle cose, no, delle cose. E quindi praticamente e c'è lui che cantando Elton John ha fatto, eh no, che me vuoi fregare a me con Elton John, ho fame, e quindi così cazzeggiando, e quindi siamo messi lì a cantare, a cantare le canzoni di Elton John, tipo lui che faceva il ritmo, io sul tavolo che cantavo, è stata tipo una jam session divertente, Ora, e anche questo, insomma. Con gli altri un po' meno, forse. Molto, molto simpatica, sono rimasto molto in buoni rapporti con Olivia Corsini, che saluto, che è quella che l'attrice che interpreta Flavia da grande. È molto simpatica, è molto grande. Io l'ho visto al cinema con Enrico, quindi adesso Enrico interviene. La mia prima domanda sarebbe stata esattamente identica, quindi in realtà ci siamo aiutati. La mia domanda principale è rispetto alla differenza ovviamente dei due set, chiaro, sia in termini di budget, di spesa, che in termini anche di approccio. Com'è cambiato il tuo modo di approcciare la parte? Giulia era più o meno una prima volta per te, e ovviamente è un film che anche per come è stato pensato. Non era sicuro di uscire al cinema, non era sicuro di una release festivaliera, quindi anche l'atmosfera immagino sia stata radicalmente diversa. Un film invece più di industria, di cui si sapeva sicuramente l'uscita al cinema, anche visti i nomi che ci stanno. E quindi come è cambiato anche rispetto alle dinamiche interne del set il tuo approccio alla parte, e come è cambiato, qualora tu l'avessi percepito, l'approccio dei due registi a te, Ciavoni, e a te, professionista, anche in virtù del fatto che Ciro De Caro e Walter Veltroni non potrebbero essere più agli antipodi. Certo, io dico sì, no, sono due persone proprio, non come dire, cinematograficamente proprio agli opposti, e questo non vuol dire niente, cioè non c'è la sua visione ovviamente, quindi non è una critica. Guarda, come ti posso rispondere? Com'è cambiata? Beh, semplicemente ho trovato molte differenze tra... Perché come mi viene detto spesso anche voi stessi, Marco e tu Enrico, ma anche altri amici così dicono, guarda che tu in realtà non sei così. Cioè, nel senso, io invece mi ci sento un po' Leo, però mi ci sento, ma guarda, nella maniera, secondo me, nel mio approccio non c'è molta differenza tra Leo Ciavoni di Giulia, perché comunque sono comunque, non so, Ciavoni è me, ma è una, mi piace dire a me, è una versione un po' migliorata di me stesso, quindi sono io con tutto il mio modo di fare, però più saggio, più sveglio, più attento alle cose, e anche più di conforto, quindi si rilega al saggio di prima. Quindi è Leo, invece, anche lì dà una mano molto, così si prende la briga di uscire da se stesso, dalla sua condizione, del suo introiettare se stesso sempre e sguazzarsi. E sguazzarsi, e sguazzare, e sguazzare, e sguazzare, no? Non era un infinito nel sguazzare dentro se stesso, nell'essere lì a rimuginare, ed essere sempre ego riferito, e pensare a se stesso, adesso ma io che faccio, perché non parlo, nessuno mi ascolta, nessuno parla, nessuno, se io parlo nessuno mi ascolta, se io poi magari uno parla non mi ascolto perché capisco che non c'è molto un dialogo, no? E quindi in realtà l'approccio, ti dovessi dire, mi sembra comunque giusto, che per ora comunque mi è capitato di fare ruoli molto
molto simili a me, però comunque sono tutti diversi. Io i personaggi mi è capitato di guardarli sempre veramente dal di fuori, pur avendoci cose in connessione, ovviamente la faccia è mia, quindi insomma, più o meno, anche se non sono io, poi è. Quindi mi sembra sempre di guardarli da fuori a giudicare, ma io non sono capace di giudicare nessuno, manco i film fa un po', quindi figurati di giudicare un personaggio che poi porta la mia faccia, capito? Quindi mi pare una... cerco sempre di guardare dal di fuori e di avere un rapporto con i personaggi molto... di ascolto, cioè mi piace molto capire il personaggio e ascoltare molto e sentire attraverso la scrittura, di ascoltare quello che potrebbe darmi a me di sensazioni, di stimoli per poi portarlo sullo schermo. Non so se ha avuto senso questo. Sì, sì, sì. Mi interessava di quello che diceva Enrico anche il discorso rispetto al regista. Ah, il regista, vero, scusa, sì. Mi ho dimenticato. Guarda, sono molto diversi, molto agli antipodi, perché davvero Ciro, io lo prendo in giro, che saluto ovviamente sempre, lo sfotto un po' e lui non tanto ci sta, tanto non so se gli fa tanto piacere che scherzare troppo. Gli dico, oh, ma te che è Dogma 95, no? Gli dico Dogma 95, perché lui è molto fissato sul realismo, questo deve essere reale, questo è troppo poco reale, questo deve essere più reale, e questo è troppo poco, e questo deve essere ancora più reale. Quindi ha un approccio davvero di ma più che dogma, alla fine, non so come dire, dreieriano quasi, cioè di scarnificare e di trasfigurare scarnificando, cercando di togliere il più possibile l'artificio del cinema. Quindi mi piace questa sua, che in realtà anche un po' integralista a volte, così, dico sì, cinema, beh, mica stiamo a fare, ok, così. Invece Walter, invece Veltroni, mi pare più... un regista emotivo, cioè mi pare che sia molto più attento a ciò che vuole dire, a più che come dirlo. E non è un modo per dire uno è capace o non è capace, no, ovviamente le capacità le hanno entrambi, tecniche di e anche tecniche di affidarsi ai tecnici, proprio nello specifico agli artisti, così. Quindi è un modo per dire che è molto più emotivo, mi pare, Walter. E invece Ciro anche, non è un regista freddo, anzi tutt'altro. Però applica un modo, applica un suo metodo molto appunto più sul realismo, sul dire la verità, più che sulla realtà, sul verismo quasi. Un verismo di dire la verità, cioè di dire ciò che si sente nel dire il modo più... di dire quello che si vuole dire nel modo più... schietto. Autentico, schietto, autentico e vero possibile. Mm-hmm. Ah, io ti posso dire... chiaramente guardando il film da fuori, che innanzitutto cioè una cosa che noto è che non, anche per come il film, probabilmente per il tipo di dialoghi, non si vede il mismatch fra gli attori Neri Marco Revale, La Solarino e la tua interpretazione. Cioè io guardando il film senza sapere chi è Neri Marco Re, senza sapere chi è Valeria Solarino, per me potevate essere tutti, come dire, allo stesso livello. Poi per carità, potrebbe anche essere una questione di tutto il film, come vengono dette le battute, a me non hanno fatto impazzire parecchie cose, però come dire, almeno tu sicuramente sai cosa c'è in Via delle Botteghe Oscure, o cosa c'era, comunque. Certo, sono andato, ce l'ho presente dalla libreria di nascita. Anche semplicemente, no, nella storia, in realtà non avendola vissuta, lo so fino a un certo punto, ma ci passavo, cioè insomma, ci vivo da quando sono nato a Roma, quindi ci sono passato molte volte. Esatto. Quindi sì, lo so. Esatto. Nel senso che... non lo so, c'è, mi sembra nel film una certa sfiducia nei confronti delle nuove generazioni, tutto visto in maniera molto scettica, sfiducia a livello, come dire, quantomeno politico, ok? Perché poi umanamente tu rappresenti un'ancora per Neri Marco Re e anche la figlia, tanto non li spoileriamo, è un personaggio positivo. Però rimane il fatto che, come dire... è come se ci fosse questa idea, è un po' il film di un
scritto, non so se Henry conviene con me, da una persona che non ha tentato di riaggiornare la sensibilità giovane, cioè sembra veramente, come dire, dai confronti fra Teneri, Marco Re, che sono un pochino, come dire, sineddo, che è un po' del pensare di Veltroni rispetto al confronto generazionale, la sensazione è che ci sia, che sia un film evidentemente nostalgico, lo è, e che in qualche modo non c'è grande memoria storica, cioè anche un po' quello che ho la sensazione che il film lamenti molto, e credo che non sono contrario in generale all'idea che lo faccia secondo un certo orientamento politico, figurati, però come dire, mi sembra anche che ci sia il rischio della retorica, ecco. Questo non so, Henry, se vuole su un attimo solo, ma non lo so. Poi devo dire certe cose, ma questo è giusto così, come discorso esterno, perché in realtà, ripeto, diciamo, conoscendoti e guardando il film, certamente il film mi interessava vederlo, volevo vederti all'attivo nel confronto con attori di quel tipo e anche con una produzione diversa di questo tipo, però effettivamente ci sono molte cose che mi hanno un pochino fatto storcere il naso, non so, Henry. Sì, oltre a tutte queste cose qua, la mia perplessità principale è proprio relativa al fatto che questo è un adattamento del suo stesso romanzo, sì. Di circa 5 anni fa, e non c'è stato, secondo me, neanche il tentativo di lavorare sul discorso legato che faceva Marco, la memoria storica, da un punto di vista cinematografico. Cioè, è quasi paradossale, perché alla maniera di Giovanni anche chi il film l'ha scritto e diretto, quindi Walter, sostanzialmente è come se avesse dormito negli ultimi 10 anni, 20 anni di cinema italiano, tentando di fare un'operazione nostalgica, non solo di un, neanche della storia o della politica, ma di un modo di concepire la storia e la politica, che erano già vecchie una decade dopo quella in cui Giovanni era ancora sveglio, quindi non manca solo una memoria storica, manca proprio un'attitudine rispetto, mi permetto di dire, si capisce anche vista la politica portata avanti, sì. Sia da sindaco di Roma che poi ai piani alti del PD, questo tentativo di lavorare su una nuova sinistra tendenzialmente liberale, che però si è un po' fermata a quando è morto Berlinguer, quindi anche con una sua genuinità in realtà, però ecco, io tutte queste problematiche le ho ritrovate nel film, anche però da un punto di vista cinematografico, ecco. È un film, a me sembrato da un punto di vista proprio strutturale, né carne né pesce. Non ho neanche ben capito dove volesse andare a parare, perché ok, la nostalgia, però poi è un film che non riesce neanche a risolversi all'interno di quel memento costantemente nostalgico. E in questo anche a me è sembrato che non ci sia stato un lavoro rispetto ai personaggi. Cioè, Giovanni si sveglia, quindi tecnicamente ancora un adolescente, però manca sostanzialmente tutte le chiamate rispetto al confronto generazionale, cioè a questo bisogno dell'amica barra madre barra sorella barra forse qualcosa di più, che è un bisogno adolescenziale, quello nei confronti di Valeria Solarino, non esiste una risposta dall'altro lato, cioè è tutto molto, molto piatto, queste dinamiche sono appiattite da una mancanza di stratificazione sia nei dialoghi, sia dialogica, che anche proprio situazionale, cioè, e ritorno a quel discorso che facevi tu sul mancato confronto generazionale con Leo, alla fine dovrebbero essere tecnicamente due coetanei, perché Leo avrebbe appena finito la maturità nel film, e lui aveva 18 anni quando si è addormentato, più o meno, Giovanni. Ecco, in questo mancato confronto, paradossalmente, secondo me esce fuori un mancato confronto non solo con la storia
che in realtà è praticamente tutta la sinistra italiana negli ultimi 30 anni, quindi non sono sorpreso, non vedo neanche il motivo per cui qualcuno debba sporcarsi le mani. Forse se c'è un qualcuno doveva essere proprio chi ha fatto quando, però amen. Dall'altro mi è mancato proprio un confronto rispetto ai modelli che il cinema italiano, brutti o belli non lo so, in generale, a quello che il cinema italiano ha portato negli ultimi 20-25 anni, come se il film stesso fosse stato messo in una capsula all'inizio degli anni 80, tirato fuori nel 2015 o 17 come nel romanzo, e quindi non mi spiego neanche la maniera dell'adattamento, cioè non mi spiego nemmeno, ok, perché per esempio nel libro Giovanni si sveglia nel 2017 e nel film nel 2015. In, per esempio, non c'entra nulla, però per parlare di adattamenti, in Call Me By Your Name c'è un motivo per cui l'ambientazione non è alla fine degli anni Ottanta, ma all'inizio degli anni Ottanta, nell'anno delle pentapartitiche, quindi di un 68 che idealmente si chiude all'interno di un film che vuole parlare di quello che il 68 non è riuscito a fare, ma che ora riesce, sdoganando il corpo, sdoganando la sessualità, sdoganando tutta una serie di tematiche che altrimenti sarebbero rimaste incastrate in una propaganda. Ecco, lì c'è un senso, lo capisco, il lavoro di adattamento. Qua mi mancano delle cose, forse buon per Fabrizio, perché in realtà appiattendo lo schema relazionale tra i personaggi, anche io non ho visto una differenza. Io che Marco Re lo seguo parecchio e mi piace anche molto, però effettivamente o lui si è adattato a fare il rookie, il neofita, o c'è stato un lavoro da quasi da veterano di Fabrizio. Delle due l'una, comunque a lui è andata bene. Non so ad un pubblico che fosse tabula rasa dal punto di vista filmico e collegato alla presenza degli attori, ecco, non so questa cosa, sarebbe anche interessante capire come sia stata recepita. Sì, vabbè, insomma sì, c'è quello che accuso io e poi diciamo passiamo eventualmente a Leila e i suoi fratelli, è un po' l'idea che è come se fosse un film in cui ci si arrende all'incapacità da parte dei suoi protagonisti, in pratica di rilanciare il presente come era prima, cioè come se fosse una resa totale e dovrebbe essere in questo senso estremamente nichilista, in realtà poi tutto sommato è un film. Ma non lo è nichilista, in realtà no, non è un film nichilista e né un film in realtà in cui c'è la speranza. Secondo me è un film su una persona che a un certo punto capisce che nella realtà che la realtà, che il presente va adattato non tanto al passato, ma a degli schemi, come dire, umani molto più semplici di quelli che si pensa. Cioè, a un certo punto nel monologo finale che Giovanni fa alla maturità, non so, affiorano a un certo punto dei concetti, secondo me, molto belli, molto, più che belli, affiorano dei concetti che sono tutt'altro che buonismo, ma più che buonismo, che guardare al passato, che nostalgia, come è stato definito un film nostalgia, affiora anche la consapevolezza di una persona che appunto è stata dormendo per 30 anni e si risveglia in un posto e ha capito, ma anche attraverso Leo, anche attraverso Suor Giulia, attraverso la figlia, tutte le persone, che effettivamente che in fondo la vita e i rapporti delle persone non sono, non, nel senso, è una sfida ad accogliere l'altro, a accogliere come lui accoglie la vita nuova, come lui accoglie tutto il presente in confronto al passato, come lui accoglie Leo e come Leo riesce a accogliere se stesso e in confronto di Giovanni a trovare un ruolo, quindi accettare la sua natura, così come Giulia, come Suor Giulia in fondo riesce anche ad accettare la sua natura da donna, quindi il confronto con Giovanni, per cui prova inevitabilmente, dopo essergli stato appresso tutto quel tempo, prova qualcosa, quindi in qualche prova dei sentimenti che sono al di là della simpatia, della stima, prova sentimenti un po' di più, e quindi come se lei lì scoprisse e accettasse alla fine questo, di essere anche una donna e non oltre
Oltre che appunto una suora, Di no, comunque, o comunque vedremo con i due prossimi lavori se si conferma il Fred recitare con un personaggio che si chiama Giulia. Sarà questa la seconda volta, vediamo se risuccede lo scopriremo. E passerei a questo punto a Leila e i suoi fratelli di Said Rustaì, film che, ripeto, è stato a Cannes, dura 2 ore e 40, sono 2 ore e 40 bellissime, tesissime, parlatissime, ma con una capacità veramente allucinante, tecnicamente parlando, di gestire il caos e i discorsi. È molto coreografato, ed è coreografato in maniera splendida. Il soggetto ha a che fare con il confronto fra il tentativo di Leila di salvare la sua famiglia alla fine dalla povertà, che è un vero e proprio personaggio nel film. Alla povertà vengono imputate tante cose, come se fosse veramente presente nella stanza. Quando sei povero, tendi a tornare sempre più povero. Tutti questi discorsi, è realmente un personaggio ed è realmente onnipresente, ed è veramente uno spettro inquietante, perenne. E allo stesso tempo il confronto quindi fra lei, che vuole salvare la famiglia investendo dei soldi nell'acquisto di un locale, che ancora va comunque costruito, e invece il desiderio di suo padre, che è stato sempre maltrattato e snobbato dalla sua famiglia, dalla grande famiglia Garbuli, mi pare si chiamano, di usare quei soldi invece per affermare la propria... il proprio ruolo di possibile prossimo patriarca nella famiglia, facendo, secondo il rituale, come comanda un buon rituale del matrimonio iraniano, donando questi soldi come regalo più ricco di tutti agli sposi in occasione del matrimonio del figlio del precedente patriarca. Quindi tutto questo intrigo che parla di patriarcato a livello proprio letterale, proprio il patriarcato in Iran, è il desiderio razionale della figlia, arriva inevitabilmente a un crack. Ed è bellissimo il modo in cui questi due poli, che agiscono per meccanismi molto diversi, e devono entrambi impattare contro la povertà, appunto, che continuo a dire è il vero antagonista del film alla fine. E nel frattempo hanno in mezzo i fratelli di Leila, che sono i secondi protagonisti del titolo del film, e sono anche malleabilissimi, vengono diretti realmente una volta da Leila e una volta da loro padre. E volevo sentire un po' cosa ne pensavate voi, è arrivato pure Paolo nel frattempo, rispetto a questa tensione che è veramente opprimente, che per 2 ore e 40 è instancabile, ed è allo stesso tempo veramente usurante, anche rispetto alle dinamiche fra i personaggi. Alla fine sono dinamiche molto reali, sono dinamiche interne alla famiglia molto naturali, che uno pensa che potrebbe vivere realmente, cioè banalmente il personaggio del padre che si offende e si chiude, ci sono 10 minuti di lui che sta chiuso in questa stanza e non parla mai, e poi con un'ellisse brevissima è tornato in buoni rapporti perché doveva dimostrare qualcosa. È un meccanismo che, a prescindere dalla società iraniana, è molto plausibile in qualsiasi famiglia. Quindi volevo chiedervi un pochino voi come avete vissuto questo tour de force di quasi 3 ore. Salve a tutti. Io comunque non sono tornato, semplicemente non me ne sono mai andato. E vabbè, bando alle ciance. Sono molto d'accordo con quello che dici, Marco, soprattutto per quanto riguarda la povertà, che è la vera antagonista, e ha connotazioni proprio quasi fisiche, e ha quasi, cioè, è percepibile all'interno del film, ma più all'interno del film, ma all'interno delle immagini del film, cioè traspare questo tipo di povertà. Tranne dalla sequenza magnifica, secondo me la sequenza clou del film, della cerimonia,
e poi avremo modo di ritornarci. E molto brevemente rispondo, poi passo la parola anche a chi l'ha visto in modo da non tediarvi troppo. E tra l'altro un altro aspetto interessante del film, secondo me, è, oltre a quello che dicevi tu e a cui non ripeterò, è anche il fatto che comunque Leila è pochissimo in scena. Cioè Leila è letteralmente la protagonista del titolo del film, però in scena c'è pochissimo. Cioè, rispetto ai suoi fratelli, rispetto a tante altre dinamiche, lei compare poco in scena perché in realtà funge proprio da... come dire, oddio, marionettista non troppo, cioè in realtà lei più che marionettista è una persona, forse è l'unica persona che ha carattere all'interno della famiglia. Il fatto che sia una donna all'interno di una società come quella iraniana è tutto un dire, e anche se comunque la società iraniana, cioè le donne iraniane hanno mostrato coraggio molte volte, tipo i mondiali del 2010 eccetera eccetera, e però nulla, cioè Questa roba qui mi ha entusiasmato. Poi dal punto di vista della regia, proprio della costruzione delle immagini, ci sono una serie di sequenze che sono incredibili, come la sequenza in cui sono nei corridoi Leila e il fratello, e l'angolo del muro che li separa, c'è questa costruzione incredibile che già dice tutto, o le sequenze proprio di ballo, di coreografia, che ne sono due all'interno di questo magnifico film, che sono quella lì, clou della cerimonia, e quella lì finale dove c'è la morte del padre, c'è il ballo del figlio e quindi dello zio con le nipotine vestite da angelo, quasi a simulare una sorta di paradiso fantoccio. E nulla, e poi chiaramente torneremo anche su altri argomenti, però prima voglio sentire anche le vostre opinioni. C'è anche le altre opinioni di chi l'ha visto. Fabrizio, te l'hai visto? Quale? Sì, l'ha visto Fabrizio. L'abbiamo visto assieme con Fabrizio. Ah, mi ero mutato, no? Oh. Sì, l'ho visto con Marco. Guarda, io volevo prendere il toro per le corna e fare un momento scannatoio con Marco. No, perché c'è Marco che ha questa idiosincrasia che non definirei nemmeno hating, perché non lo è, non sarebbe scemo considerarlo come un'etica, ha questa idiosincrasia nei confronti del grande patrono ormai del cinema iraniano, che è Asghar Farhadi, chiaramente, e ha questa cosa, e quindi chiunque altro iraniano che ci sia è fa un film meglio di Farhadi, e quello è meglio, e cosa è meglio, e come si chiama, e Majid è meglio. Io ti dico Vahid Jalilvand è peggio. Beh, tu di Vahid Jalilvand hai visto l'ultimo, che a me è piaciuto perché mi ha messo bruttissimo. Però quelli prima non li hai visti, e quello lì secondo me è molto figo, è No Date, No Signature, in cui c'è il protagonista che è quello che fa il fratello maggiore. No, non mi piace nemmeno Ali Asghari, sono altri iraniani. Ah, Ali Asghari, carino, l'ho conosciuto, mi sa, una volta. No, il nuovo cinema iraniano... Vai, prego. No, dico, quali sono le differenze, in realtà, è una cosa così, cioè, perché... Io capisco che comunque questo film qui, parliamo anche di Majid Majidi di Sun Children, sono film più, come dire, come definirli? Non lo so. Perché... Se vuoi troviamo il meme, spiego perché mi piace. No, aspetta, io l'ho trovato la chiave. Tu dici che comunque in Farhadi c'è sempre... un teorema, no? Da rispettare in scrittura, c'è sempre uno schemino, un teorema da rispettare, alla fine non si esce mai da lì e questo ti fa rimanere, e questo lo capisco, però, e qui chiaramente non c'è in Jalilvand, figurati, in Majid Majidi è un puro thriller adolescenziale, cioè come se fosse, non lo so, Fast and Furious e 400 colpi messi insieme, capito? È letteralmente i Goonies in Iran, quindi... Sì, esatto, è tipo i Goonies con un po' di 400 colpi, un po' di Fast and Furious, a livello di thriller con le macchine, con le cose. E c'hanno comunque lì il genere, è come se Farhadi fosse invece uno molto fissato nella scrittura, uno molto... no? Di scrittura e di pensiero più che di sentimento e di cosa. E qui invece in questo film qui, che è un film magnifico,
vedo, non so, delle estensioni, come se andasse più a fondo i faradi. Poi è diversissimo, io uso faradi come esempio perché è il grande patrono, non poi sono tutti diversissimi uno dall'altro, ovviamente non è che se sono iraniani sono, anche avendo gli stessi contesti, perché è lo stesso paese, comunque poi hanno un modo di scrivere, di ragionare, di pensare il cinema, di linguaggio, di sguardo, diversissimi, ovviamente, ci mancherebbe, grazie al Signore. Però dico che quest'ultimo film di cui parliamo, The Last Brother, è come se prendesse, non so, mi sembra un po', correggimi se sbaglio, mi sembra un po' un sunto, no? Come se facesse un sunto di tutti mm-hmm. i modi che l'Iran, che il cinema iraniano ha di raccontare le storie, non lo so, tu che ne pensi? Io ti posso dire innanzitutto che, per farla molto semplice, rispetto a Faradi, è un film veramente entropico. C'è un film che è un caos che si accumula sempre di più, la situazione è sempre più complicata, ma non è complicata in una maniera che segue delle regole che sono, come dire, realmente... Cioè la sensazione di quando loro devono ricomprare le monete, ma il prezzo dell'oro sale, è realmente come se ci fosse una slavina che li sta investendo, e la sensazione di caos e di intrappolati dentro quella casa e costretti in quelle situazioni, non lo so, a parte essere realmente imprevedibile, perché a quel punto tu sei arrivato in un momento in cui speri che loro allo stesso tempo riescano effettivamente, speri a quel nel punto. Deus Ex Machina, però è un continuo sperare il meno peggio a quel punto, perché già li hai condannati, quindi in qualche modo, perché non si può parteggiare in parte per lei, la poi il film è molto intelligente, quindi è piuttosto problematico anche rispetto a come lei la umanamente si pone, quello che fa suo fratello è terrificante, però come dire, a parte la componente melò che in Faradi io non vedo mai e che qui invece mi dà proprio la sensazione, perché sono d'accordo che io li confronterei in realtà, perché sono entrambi film, sono entrambi registi che basano sul dialogo, sulla dialettica fra i personaggi e anche sul modo in cui si muovono nello spazio, motivo del dramma. Però la sensazione è che qui veramente ci fosse una carica che disperde tutto e lascia, come dire, una devastazione. Mentre Faradi, appunto, mi sembra sempre che alla fine il cerchio si chiuda e tutto debba, tutto razionalmente e anche eticamente, venga chiarito. Quindi io accuso a Faradi questa cosa, la mancanza, una sorta di trasparenza, non te lo so dire. Però è interessante il discorso sul cinema iraniano in generale, perché a Cannes c'era anche Ali Abbasi, e Ali Abbasi ha fatto un film di genere che a me non è piaciuto. Che a me non è piaciuto è che potrei fare un discorso simile fra Ali Abbasi e Majid Majidi, però rispetto a quel modo di fare cinema iraniano. Poi quest'anno c'è stato pure Panahi, che in qualche modo ha fatto pagare al cinema iraniano lo scotto alla tradizione chiarostamiana, che va benissimo. E niente, quindi sono d'accordo che è molto variegato, e in questo senso io pongo il confronto con Faradi. Sai che altro confronto viene da fare a me? Finisci, poi ce l'ho un pezzo. Vai. No, l'unica cosa è come se Faradi a livello drammatico avesse sempre una tesi. In Leila invece io mi sento perso, perché loro si sentono persi ed è bellissimo. Non sono d'accordo. Lei augura la morte alle sue persone più vicine un paio di volte almeno, e poi quando succede è veramente un castello che crolla, e tu ti senti male che nel frattempo ci sia una festa. Il finale del film è un finale tragico, perché non esiste che con l'interpretazione magnifica di Said Bursamini tu riesca a prendertela con quel padre, perché è realmente la dinamica di una famiglia in cui c'è qualcuno di cocciuto e tu vorresti farlo ragionare, non ce la fai, ma non lo puoi odiare, come dire. E quindi realmente non può esserci una tesi, ecco, questa cosa è bellissima su un film che è anche sulla condizione della donna in Iran. Non c'è una tesi, io non mi sento intrappolato, anzi, mi sento perso. L'intrappolare però è la cosa che Faradi a me sconvolge sempre, lo trovo così. È sempre la cosa che
che la trappola, che sia narrativa, che sia schematica di scrittura, o che sia cinematografica, o che sia appunto drammaturgica, insomma, di ciò che accade nella storia. Mi pare davvero che la differenza sostanziale, adesso sentiamo di parlare, ho capito, mi sono fatto questa idea che secondo me è bello perdersi con lei, la sono d'accordissimo, c'è questa sensazione che fai, ma no, ma come, in che senso, scusa, questi, e c'è più fiducia forse, non sono, ma in realtà tutti non sono nessuno, ecco, la cosa bella c'è di uno che non è mai pessimista, nemmeno ottimista, è sempre molto, perché un paese del genere non puoi raccontarlo troppo sotto vari punti di vista, sotto vari chiavi, perché è un paese talmente complesso, talmente contraddittorio in qualsiasi cosa, che per dare una lettura c'è bisogno proprio di dirti, guarda, questo succede, fine, cioè, non è molto di più. E quindi la cosa che, ritornando a Faradi, la cosa che mi sconvolge sempre di più è che ci sia appunto questa chiusura, ma non è una chiusura, questa oppressione, ma è un'oppressione, e lì secondo me non c'è una tesi, non so come dire, c'è una, la tesi può essere di struttura drammaturgica così, ma di ciò che vuole dire anche a livello cinematografico, mi sembra che ci sia proprio, mi sembra che Dallas Brother sia, non so come dire, sia Faradi, mi sembra, ma anche un film come The Salesman, mi sembra sia troppo poco obiettivo su ciò che accade, e molto più, ma forse pure troppo di pancia. Sensazioni di che tu lei la dici, cazzo, ma che stanno a fare questi? E dici, ma adesso perché quella gli sta dicendo devi morire, quello è tuo padre? E la cosa bellissima, esatto, la chiave di lettura è che tu non puoi prendertela con il padre, perché la famiglia, non so come dire, non c'è una cosa. Invece in Faradi c'è sempre questo senso davvero di asfissia, che tu stai lì e fai, te prego, basta. C'è tutta la parte finale pazzesca, secondo me, che te non piace, vabbè, c'è sta, Marco, non piace, di The Salesman di Faradi, in cui ci sta il vecchietto che viene preso, viene messo nella stanza perché viene accusato di aver toccato la moglie invece di voler toccare la prostituta, tutta quella storia. Lì c'è un senso davvero di almeno di pathos, proprio di asfissia quasi, dici, ti prego, basta, fai finire sto film, non ce la faccio più, perché senti un peso addosso talmente tanto. Invece Leila mi sembra molto meno obiettivo e più in qualche modo più, non so, quel finale è un finale tragico, però non è un finale in cui tu senti la tragedia, non so come dire, a livello emotivo. Quindi c'è questa discrepanza tra questi due, è molto interessante. Mi sembra uno molto più ragionato dal punto di vista di come far arrivare emotivamente determinate emozioni. Invece il regista di Dallas Brothers mi sembra molto più in modo in cui farti arrivare al ragionamento, che ha portato il ragionamento di ciò che ti vuole dire, ciò che ha portato alla scrittura e alla costruzione di ciò che vuole dire, di ciò che effettivamente i personaggi fanno, dicono, dei loro rapporti, capito? Non no, so sicuramente fa tanto qui la struttura dei film, proprio a livello, cioè Leila's Brothers è una saga familiare vera e propria, sì, in cui le situazioni si impilano narrativamente come in un evento seriale, ok? Cioè, ci sono molti più espedienti, mi sono trovato a notare in lei che ci sono molti più espedienti veramente cinematografici, quindi scrittura proprio a livello proprio di visiva, cioè di cose che si possono fare, di quelle cose che si possono fare soltanto col cinema. Invece la scrittura di Faradi è talmente forte, talmente, ed è opprimente, perché poi stai lì e allo stesso tempo è un film che Faradi è allo stesso tempo sia molto forte di scrittura e di struttura che di emozioni, quindi è tutto molto forte, tutto molto che ti arriva addosso, è tutto molto ingombrante, pesante, e ritorno al tema dell'asfissia. Invece Dallas Brothers è proprio un film da cinema, un'esperienza cinematografica più che un di gran respiro, di grandissimo respiro. Non so se Ale voleva pure. No, io sono bene o male d'accordo con tutto quello che avete detto. Una cosa che mi ha colpito molto è che
di questo film è che nonostante ci sia, cioè alla fine di fatto sia una storia estremamente tragica, estremamente deprimente, perché comunque loro cercano in tutti i modi di trovare una soluzione alla loro condizione, che vivono con grande sofferenza, Leila in particolare, ma anche i suoi fratelli e anche i suoi genitori, e forse in maniera anche un po' meno... cioè, diciamo, i suoi genitori sono più legati alla tradizione, mentre i fratelli sono sballottati un po' di qua e di là, mentre Leila invece è un personaggio molto più, più moderno, con un occhio molto più di riguardo verso il futuro. E, però mi ha colpito molto che nel film sono presenti un sacco di momenti anche molto leggeri, che alleggeriscono, e forse anche per questo motivo io l'ho sentito un film che, nonostante sia estremamente drammatico, nonostante sia anche un film in cui ci si perde, come hai detto bene tu Marco, ci si perde un po' come si perde di fatto il protagonista di cui seguiamo il punto di vista, cioè uno dei fratelli, il fratello maggiore, quello che si è allontanato dalla famiglia e poi perché perde il lavoro e quindi si vede costretto a ritornare nella casa familiare, e lui però è quello più sballottato dalla parte sia della sorella che del padre, non sa esattamente da che parte stare, e di fatto alla fine del film non è che si è proprio schierato, non lo sa neanche lui, tant'è che balla insieme ai nipotini e con il cadavere del padre nel salotto, sulla poltrona. E no, la cosa che però è molto bella secondo me è proprio questa cosa qua, che ci sono questi momenti che alleggeriscono, ad esempio quando dopo la festa in cui il padre viene nominato patriarca del clan, e per poi dopo scoprire che le monete loro che dovevano regalare allo sposo, lei le aveva già vendute per prendere i soldi, le aveva vendute di nascosto per prendere i soldi per comprare il negozio che loro stavano programmando di comprare, e che questa diciamo questa sorta di tradimento era diciamo deciso all'unanimità da tutti i fratelli tranne uno, che era rimasto totalmente all'oscuro di questo piano. E in questo momento drammatico in cui si scopre questa informazione, questo colpo di scena, i fratelli comunque riescono a trovare un momento in qualche modo di unione, anche di leggerezza, anche dopo aver tradito il padre, avergli fatto fare una figura veramente che, cioè, per quanto si potesse essere in accordo, disaccordo con la sua scelta di voler essere legato tanto a certe tradizioni, forse anche un po' anacronistiche, comunque il momento in cui viene in qualche modo umiliato di fronte a tutti, con l'altro, il nuovo patriarca che viene nominato, che lo guarda malissimo, è veramente un momento sconcertante, che però il film riesce comunque a rendere, alleggerire un po' questa pesantezza di fondo, e quindi rendendo anche il ritmo di tutto estremamente fluido e godibile, ecco. Cioè 2 ore e 40, che non è una roba, cioè uno, non so, io all'inizio quando ho iniziato a guardarlo pensavo una cosa un po' opprimente, quasi nella maniera del cinema neorealista italiano, cinema neorealista, cioè che sono sempre quei film a cui io mi approccio sempre con un po' di timore, perché so già che vedrò una cosa estremamente angosciante e pesante a cui dovrò poi, in qualche modo, da cui mi dovrò riprendere alla fine della visione. Invece questo devo dire che non ho avuto quella sensazione lì, cioè molto complesso, personaggi molto sfaccettati, momenti sia di estrema angoscia e sia anche di leggerezza, e da questo punto di vista veramente molto equilibrato, ecco. Secondo me, vai. Sì, un attimo solo. Sì, vai, certo. Secondo me, una cosa che facilita l'alleggerimento del film è proprio questi contrappesi continui fra un momento e un altro. C'è a parte il momento che dicevo prima del padre che si chiude in camera, sembra non debba uscirci più, cominciamo a temere che quasi ci morirà dentro, e poi cambia scena ed è con i figli.
nel bagno pubblico là per vedere cosa hanno comprato. Madonna. Sì, che è costruito con una semplicità come a dire, ma certo, ve lo dovevate aspettare che prima o poi sarebbe uscito, ma figuratevi, è un capriccio. Invece no, minchia, a livello drammatico è esattamente come la vivrei nella vita. In quel momento è una cosa tragica e sembra definitiva. E in generale il film è pieno di questi contrasti. Esalta tutti i tempi comici di quella scena in un modo incredibile. Esatto. In questo il film è assurdo. E un'altra cosa, secondo me, è che veramente il regista con la camera, cioè è quasi come se fosse, no, quasi è un ritrattista perfetto, perché credo che in questo film ci siano una marea di primissimi piani, o almeno dà la sensazione che ci siano tanti primi piani, ma in realtà non credo sia una sensazione, cioè credo ce ne siano veramente tanti. E spesso e volentieri questi primissimi piani, cioè, servono a catturare le reazioni dei protagonisti a dei drammi, come quello lì di quando il padre scopre di non essere più il patriarca, dove c'è questo primo piano dove questo signore anziano con degli occhi, cioè, veramente incredibile, cioè, secondo me è un attore fantastico. No. La scena in cui scoprono che il costo dell'oro sta impazzendo, quindi loro stanno perdendo soldi, dove c'è il primo piano, prima del primo fratello che piange, poi dell'altro fratello che vomita, il primissimo piano finale di Leila che trattiene le lacrime, perché lei comunque deve trattenere una sua indipendenza e quindi non può abbandonarsi al pianto come il fratello per certi versi, è incredibile. E questo, secondo me, sono cose che, come diceva Fabrizio, le puoi fare solo al cinema. E questo qui è un film, secondo me, di purissimo cinema. Oltre al fatto che la scena della cerimonia, sul quale volevo soffermarmi un attimo, è una scena incredibile, perché cioè, sembra di vedere un miscuglio di cose. Prima, per tutto il film, come dicevo, traspare una povertà sia dei personaggi sia di immagini, nel senso, le immagini sono sempre molto 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 semplici, cioè c'è spesso e volentieri uno spazio che è o vuoto o distrutto, o diciamo decadente, con uno o pochi personaggi, tranne nella scena della rivolta. Spesso le palette cromatiche sono desaturate, sono fredde, eccetera eccetera. Poi quando c'è la scena della cerimonia c'è una sorta di proprio, essendo posizionata proprio anche al centro del film, proprio l'idea di implosione, cioè che tutto il film imploda in quella cerimonia. C'è un mix di musica, c'è anche una sorta una vena memetica, concedetemela, con Lascia entrare Ascanio. Ma poi c'è tutto, c'è il film che diventa la grande bellezza, poi diventa The Wolf of Wall Street con il fratello cinquantenne che improvvisa la stessa danza di DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Vediamo soldi messi nei taschini come nei peggio night club di Las Vegas, uno sperpero di denaro, eccetera eccetera. Tra l'altro, soldi, fa molto ridere anche il dettaglio che loro i soldi che lanciano alle persone che ballano poi li raccolgono e rimettono in sacchetti per poi rilanciarli, che comunque è carinissimo come dettaglio. Bellissimo. Esatto, quindi c'è proprio una scena in cui il film implode, e da quell'implosione lì si testano poi tutti i drammi che noi vedremo, cioè da proprio l'idea che da quel momento lì comincia a crollare proprio la punta del castello, e da lì tutta la struttura, ecco, cioè il castello drammatico, cioè immaginando questo film un po' alla ricerca del tempo di Proust, no? Quindi che Proust lo immaginò come una cattedrale, cioè immaginando questo film come una cattedrale, e quindi immaginando questa cattedrale drammatica che caschi su se stessa, cioè questa cattedrale non casca dalle fondamenta. Le fondamenta sono molto solide, quello che comincia a cascare è l'apice di questa cattedrale, perché cioè, ha la sensazione che il crollo sia sì verticale, ma dall'alto verso il basso, perché c'è proprio una sensazione di oppressione.
di, cioè, di oppressione che derivi dall'alto. Non so bene come spiegarlo, però spero che con chi ci ascolta e con voi che siete in puntata ci siamo intesi. Questo senso di oppressione è molto forte, ed è un'oppressione che per lo più, come dicevo, verticale e non orizzontale, anche perché poi queste sensazioni di orizzontalità che dovrebbero dar, che dovrebbe darci poi i rapporti anche tra la famiglia, eccetera, eccetera, non c'è quasi mai. Cioè, lei e i suoi fratelli, ma possono essere anche lei, i suoi cugini o lei, i suoi amici, cioè questo clima familiare non c'è quasi mai. C'è una sorta di cioè, le istituzioni all'interno di questo film opprimono dall'alto e si sgretolano dall'alto, cioè sono in scena e sono già sgretolate. Quindi boh, è un film che non è decadente, è post decadente, cioè non so, c'è un film incredibile, è l'unico modo che mi viene da descrivere. Poi è un film super iper complesso, perché in 2 ore e 45 tocca 3000 tematiche, tutte delicate, tutte complesse, ma lo fa con una puntualità incredibile. Le rivolte per il lavoro, le sanzioni contro l'Iran con il peso con il costo dell'oro, la povertà, la scalata sociale, il capitalismo, la condizione della donna in la condizione della donna in Iran, la situazione familiare, quindi cioè, è incredibile, e non dà mai la sensazione di essere superficiale o di rimanere in superficie volutamente, cioè, o di essere una lista. Da questo punto di vista è incredibile. Sì. Posso esatto, dire, cioè, da questo punto di vista è incredibile. Offro la chiusura a Fabrizio della perché proprio volevo parlare di chiusure, perché volevo parlare proprio del finale, invece un finale tragico. Ma io ti lancio una provocazione, Marco, e soprattutto a Marco, ma poi a chi la vuole accogliere. Sempre su Farad, io ho questa sensazione con te, perché per me è talmente forte, talmente grandioso i film di Farad, che sentire uno che dice che fa queste opzioni mi inquieta un po', diciamo. Si può dire così, no, figurati, ma me ne faccio una ragione, mi inquieta da analista cinematografico, non da persona, quello, figurati. Nel finale, tu non pensi che possa essere altrettanto schematico come lo può essere un finale di un Finifaradi, soprattutto dell'ultimo di A Hero? E non pensi che... No, non schematico, certo, ma io dico, infatti non li sto paragonando, perché quello uno effettivamente Faradi è parto appunto di uno schema, l'armadugio, quello che ti pare. No, e soprattutto per me in Faradi finale... sono pedine. Sì. Esatto. Qui no. Ma questo c'è il dubbio. Qui no, ma io dico proprio il finale, non ti sembra un po'... Mi viene da dire sensazionalistico, non lo è, perché non è che succede chissà che esplode tutto, quindi... Dici che mette un punto forte come fine. No, non intendo questo, intendo dire più che altro, non ti sembra che sia un po', oddio, prendila con le pinze, per farmi capire, semplice il fatto che c'è, lui muore, alla fine il padre muore e c'è sta la festa intorno, non lo so, mi sembra molto bello, un finale bellissimo, è un film meraviglioso, il finale è bellissimo, ovviamente, però ho detto, non è un po' facile. E io non lo trovo semplice, perché secondo me l'evento narrativo, tra virgolette, esplosivo è determinante nel film, che però fa esplodere tutta quella complessità assolutamente... è immisurabile del rapporto fra lei e suo padre, di una complessità che non è semplicemente dettata dalle dinamiche di potere e di denaro, così come non è semplicemente dettata dal sentimento filiale, è uno spettro intero di possibilità fra le due cose, che per me veramente esplode, ed esplode nel senso non che mi dovevano dimostrare che c'è un certo rapporto fra di loro, ma che questa cosa non si è risolta e non si risolverà mai, non si sarebbe risolta con lui vivo, non si risolverà anche se lui è morto. Lui è morto, certo. Okay, e quindi per me non è semplice, invece proprio è proprio la metà di quella complessità. No, ma io dico proprio a livello di ciò che accade, non a livello a livello di ciò che accade, a me, cioè, il fatto che una cosa sia semplice narrativamente o...
più o meno schematica, è sempre da misurare in termini, cioè il peso specifico rispetto al film in generale. Se vuoi continuare col confronto di Faradi, ma chiudiamo poi, perché stiamo allungando troppo. Il punto è che io in Faradi mi viene, cioè il punto è che è un meccanismo narrativo in cui i personaggi sono dipendenti da un evento e devono funzionare rispetto a quell'evento e al modo in cui funziona la trama, per dire una parola antipatica, che ci fa paura. In Layla's Brothers è tutto il contrario, e quindi anche se l'evento puoi anche non raccontare nulla o raccontare due eventi in croce e farlo in maniera semplicissima a livello narrativo, se i personaggi non sono dipendenti drammaticamente da quell'evento, ti viene restituita una complessità che non ti può, cioè che per me non può essere restituita al contrario. Cioè, se tu crei una storia e poi ci costruisci addosso dei personaggi, è diverso dal creare dei personaggi e vedere che succede quando succede qualcosa a livello narrativo. E quindi è sempre il peso specifico è diverso, secondo me. No, ma chiaro, ma le differenze narrative di struttura, di costruzione tra i due sono chiare, sono chiarissime, sono diversissime, è tutt'altro paio di maniche. Dico semplicemente, se quello deriva ed è dipendente dal suo schema, se farai dipendente dal suo schema, anche il finale, che è ovviamente come diceva, mi ricordo della puntata di delle top, Matteo Camone, che salutiamo, diceva che più o meno Card Counter e A Hero sono la stessa cosa, sostanzialmente, se tu guardi alla trama e alle scelte, soprattutto che fanno che compiono i personaggi. D'altro lato, a me, nel senso, mi è sembrato, mi è sembrato una catarsi. Un po' ma a livello poi effettivamente no, perché cazzo, lei nel primo piano, come diceva prima Paolo, lei che non riesce a piangere, che sta lì, che sta secondo me come è morto, io secondo me, capito, ed è una cosa che mi sono ritrovato a pensare, con questo concludo davvero, scusate, a chiedermi durante il film, ma sto padre, cioè, è pure un po', cioè sembra sempre che la scena dopo non debba più esserci perché muore, capito? Cioè, quando c'è tutto, c'è lui che si incazza e gli comincia. E tante scene così cazzo meravigliosamente. Quindi dice scusa, ma. E se lui che sta lì che si sente male, com'è? Mo', beh, si sente male, c'ha 2000 anni, fine. E invece anche quello forse è bello, non lo so. Ho avuto la sensazione, mi ha un po'. Mi ha lasciato un po' di domande, però è stupendo. Okay. Beh, però è giusto che ti abbia lasciato delle domande, anche perché il film si conclude appunto con quel primo piano lì, in cui per un istante Leila ha anche un sorriso che poi sparisce, però dici, cioè, sì, c'è proprio un insieme di emozioni, le passano davanti in quel primo piano, che sono anche tutte contrastanti tra di loro, cioè anche lei probabilmente non sa esattamente cosa pensare, questo dimostra, e con un primo piano senza fondamentalmente farle dire nulla e cosa provare anche, non esatto, so, esatto, c'è pericolo che in Faradi saprai sempre cosa provare, tranquilli. Ma cioè, c'è anche un altro momento in questo film che secondo me, poi chiudiamo effettivamente, però volevo citarlo perché mi ha colpito molto, è nel momento in cui il fratello maggiore è fuori dalla casa di famiglia e intravede una sua vecchia fiamma della sua infanzia probabilmente, ed è una scena in cui loro si scambiano una serie di sguardi e basta, poi non, questa cosa qua non verrà mai più ripresa all'interno nel film, non si dicono nulla, non si scambiano neanche un cenno, solo degli sguardi, e poi si chiudono le porte del cancello di lui e della porta dell'appartamento dove vive lei e basta, nessuno saprà mai nulla di lei e di cosa c'è stato tra loro, però appunto c'è un'intera storia raccontata con solo dei 4 o 5 primi piani, cioè, in realtà lo spiegano, in realtà narrativamente ti dice che in realtà quella era la donna che si voleva sposare, il fratello più grande, ma in realtà no, perché non c'erano i soldi, perché alla fine il padre nasconde i soldi. Sì, sì, però viene raccontata, cioè non c'è una sottolineatura su chi è questo, no, cioè nel senso è tutto molto naturale, ecco. Sì, no, poi viene spiegato col senso, dicevo, a livello così. Però sì. Cioè lo capisci anche senza che te lo spieghi, cioè era comprensibile anche senza, ecco, tutto qua.